L'attività di incubazione e startup e avvio di impresa da parte di T2i nasce fin dall'origine dell'azienda stessa nel 2014, e quando l'attività di Polesine Innovazione confluisce dentro a T2i e diventa operativa e fisicamente rappresentata dall'incubatore certificato sempre nel 2014, quando attraverso un percorso di ristrutturazione anche architettonica ridiamo vita ad una parte dei padiglioni dell'area del Censer, quindi l'area ex fieristica del Censer, ristrutturando una parte di questi padiglioni, un'area complessiva di 1000 metri quadrati, dedicata appunto alla vita delle start-up, agli uffici e ai percorsi di crescita delle start-up. Il servizio di supporto alla crescita e allo sviluppo di start-up innovative e avviene in due modalità diverse: una modalità strettamente fisica, erogata nella sede di Rovigo dell'incubatore certificato, in cui le start-up fisicamente sono accolte all'interno dei nostri spazi. Oltre a questa, c'è anche un'attività di supporto, come dire, virtuale allo sviluppo delle aziende. E le aziende che usufruiscono di questa seconda modalità sono sparse in tutta la regione Veneto, anche extra regione. Tutte le sedi T2i erogano allo stesso modo le stesse tipologie di servizi. Le stesse aziende che non hanno una sede fisica presso di noi possono sfruttare i nostri spazi in tutte le sedi sparse per il Veneto per incontrare clienti, organizzare eventi e sfruttare appunto tutti i servizi dell'incubatore certificato sparso sul territorio. All'interno dell'incubatore noi ci occupiamo di nuove start-up e diamo a loro la possibilità anche di avere un supporto formativo con attività online su dei corsi per futuri imprenditori che noi proponiamo con il supporto della Camera di Commercio di Venezia Rovigo. La tipologia di start-up incubate nell'incubatore certificato è variegata, non esiste un ambito di mercato particolare da evidenziare, soprattutto nell'ultimo periodo, come vengono convogliate soprattutto attività inerenti all'ambito green, alla circolarità, all'economia verde, però operanti in ambiti diversi, dall'ambito edilizio all'informatica, alla sostenibilità in agricoltura e in urbanistica e architettura.